Buongiorno, buongiorno, iniziamo bene la settimana con una bella lasagna. Invece mia sorella ha voluto la pasta al forno per il semplice motivo che la lasagna la dovrebbe scomporre tutta perché non le piace il ragù, non le piace diciamo la carne, e quindi lei la toglie ogni volta, e con la pasta al forno è più semplice da togliere diciamo la carne del ragù, quindi purtroppo bisogna fare cose diverse. Ma volevo riprendervi diciamo questa lasagna perché è la prima che mi viene così bene. Ho utilizzato la sfoglia senza glutine, quella fresca del banco fresco del marchio Coop, e devo dire che una purtroppo mi è uscita con la muffa. Lato negativo, non lo so se magari la confezione avesse preso un pochino di aria, non era stata sigillata bene. Fatto sta che purtroppo una scatola intera l'ho dovuta buttare via, quindi erano parecchie sfoglie, penso una decina di sfoglie l'ho dovuta buttare via perché avevano tutta la muffa tra di loro e dalla confezione però non si vedeva. Quindi lato negativo, insomma, in questi supermercati stanno facendo un po' di casini. Hanno diminuito anche la quantità di prodotto per cercare di mantenere, diciamo, tra virgolette, il prezzo come prima, però insomma la qualità non è che proprio sia delle migliori. E ho utilizzato la mozzarella fresca di Vegarella, poi un pochino di quella di Biolife e anche il parmigiano, che non mi ricordo, tutto ovviamente vegano, e non mi ricordo quale. Comunque vi lascio qui tutte le immagini, così se le trovate al supermercato le potete comprare anche voi, perché sono ottime. Guardate che bella crosta ho fatto fare sopra, buonissima. Insomma, diciamo che è buonissima anche la pasta al forno di mia sorella, quindi è un buon inizio di settimana. Non mi inquadro perché sono in disastro stamattina, perché mi sono svegliata tardi, poi mi sono messa a fare la lasagna, insomma. Adesso ho fatto la doccia, ma devo lavarmi i capelli, e per chi come me team lavandino per lavarsi i capelli, perché nella doccia non riesco mai a lavarli per bene, quindi sempre al lavandino. Volevo farvi vedere questo acquisto che ho fatto su Amazon. Non guardate la doppia presa perché devo acquistarne una compatibile, diciamo. Viene chiamata come luce notturna questa, ed è ottima perché ha tre modalità, quindi on, quindi è sempre attiva, off, spenta, auto. Ha questo praticamente rilevamento del movimento, e quindi quando lo mettete in auto, quando è l'ambiente un po' buio, voi passate davanti, questa luce si accende. Il problema principale è che non mi ero accorta comprandola che avesse la spina, questa, lo shook mi sembra si chiami, siccome è tedesca ce l'ha orizzontale, invece noi in Italia, vedete, l'abbiamo in versione verticale, quindi devo comprare. Ora questo è l'unico adattatore che avevo per attaccarla momentaneamente, ma su Amazon devo comprare quella apposta per questo, di colore nero, così non si vede la differenza. Però devo dire che il suo lavoro lo fa bene. Qui si può anche regolare la luminosità, l'intensità. Avevo visto, ho comprato questa luce perché l'avevo vista da una ragazza su Instagram. Ovviamente lei, secondo me, ora non so se perché era americana, ma la luce faceva molto di più, cioè era molto più luminosa. Però alla fine per questo ambiente mi piace, perché mi illumina anche bene la parte di sotto del lavandino. Ora provo a spegnere le luci così vi faccio vedere un pochino l'effetto. Ora dalla telecamera non si vede bene, però dà un effetto carino, mi piace. Alla fine è stato un acquisto comunque buono. Vedete, tutte le luci sono spente, e quindi questo dà questo effetto un po'. Ora l'unica luce che è accesa è questa qui a fianco della cappa, ma non si vede bene, poi è comunque giorno quindi entra la luce naturale dalla finestra. Però posso dire che è veramente carina, dà questo doppio effetto di luce, veramente carina. E quindi vi lascio il link magari qui sotto se siete interessati anche voi a acquistarla, ed è molto utile quando per esempio di notte ci si sveglia, bisogna andare in bagno, quindi è utile da mettere tipo per esempio nel corridoio, quindi non dobbiamo accendere le luci ovunque, ma con questa lampadina, avendo il sensore di movimento, appena vede un'ombra, insomma qualcosa che passa davanti, rileva il movimento e quindi si accende. Super super utile, e funziona anche benissimo anche a una distanza abbastanza, non bisogna proprio mettersi davanti, ma anche a una certa distanza comunque rileva il movimento.
Oggi la giornata è migliore rispetto a ieri. Ieri sembrava veramente autunno e infatti molte zone, perché io abito vicino a Firenze, più o meno 30 km, e quindi nelle zone di confine tra me e Firenze si sono allagate perché ha piovuto continuamente, cioè non ha smesso un secondo ieri, e infatti poi dopo verso le 6 è andata via anche la corrente. Io stavo facendo la pizza ripiena, che se siete interessati vi lascio il link qui sotto. Comunque abbiamo rischiato anche di non mangiare perché mi si è spento il forno, mi si è spento tutto, quindi sono rimasta un attimino così, però dopo circa 20 minuti così è tornata la corrente, quindi oggi è un pochino meglio, si sta bene oggi. Eccomi qua, mi sono data una sistemata, ho fatto i capelli, li ho lasciati un po' mossi perché purtroppo fa caldo, cioè io pensavo che tutta l'acqua di ieri potesse portare un pochino più di fresco, ma fa ancora caldo. Ho visto che si è un pochino riannuvolato il tempo, però comunque c'è questa cappa di umidità e se faccio i capelli lisci purtroppo non reggono neanche 5 secondi. Adesso mi devo mettere a sistemare un video che deve uscire sull'altro mio canale, quello di cucina, però volevo parlarvi di una cosa che è successa. È da un bel po' di mesi che sono in questa condizione, io penso che sia anche giusto parlarne visto che magari può succedere anche a qualcuno di voi, possono avere gli stessi sintomi, e quindi penso sia anche un attimino giusto parlarne. Diciamo che verso aprile ho cominciato a sentire un dolore molto forte al ginocchio sinistro e da lì insomma io pensavo fosse un po' magari uno sforzo che avevo fatto, qualcosa, perché comunque mi do un po' da fare in casa, mi piace molto fare giardinaggio, quindi tagliare la siepe, quindi magari con la scala il tagliasiepe. Pensavo di aver fatto un movimento un po' strano così, no? Ho pensato magari prendendo le buste della spesa ho fatto un movimento strano, non lo so. Vedevo che con il passare ho messo delle creme, insomma, antinfiammatorie, quelle da banco, tipo Voltaren, queste cose qui, e anche magari antidolorifici perché mi faceva male. Ho pensato, ho detto, magari si è infiammato il nervo sciatico, perché purtroppo mesi prima, insomma, da quando ho fatto la terza dose del vaccino, ho cominciato ad avere questi problemi con la sciatica, insomma. Però ho pensato, forse si sono ripresentati dopo un bel po' di mesi. Fatto sta che i mesi passano e questa gamba continua a farmi male, questo ginocchio continua a farmi male e soprattutto poi con il cambio di stagione inizia a gonfiarsi parecchio. Si gonfia nella parte davanti e un po' più superiore, quindi questo è il mio ginocchio adesso, poi dopo vi faccio vedere, ora è parecchio sgonfio rispetto a prima. Comunque quest'area qui del ginocchio, questa qui laterale e qui sotto quest'area qua. Cioè che non è proprio sotto il ginocchio, ma è un po' verso il polpaccio. E quindi vedo che si gonfia parecchio. Allora ho provato a camminare di più pensando che potesse essere un problema a livello circolatorio, un problema a livello linfatico. Ho comprato i cerotti, quelli antinfiammatori da mettere che durano 24 ore. Insomma, continuo ad avere problemi a questo ginocchio. Prima di partire per le vacanze provo a chiamare il mio medico di base e a chiedere un attimo quale potesse essere il problema. Purtroppo questi medici di base non rispondono, cioè è una cosa veramente assurda. E ho provato a cercare di prendere appuntamento, insomma, poi non mi sono sfastidiata e ho detto ok, va bene, lasciamo stare, continuo così, sarà anche un pochino il caldo che mi fa gonfiare, insomma, questo ginocchio, può essere che sia proprio un problema a livello di circolazione. Ho sempre sofferto, ho i piedi piatti ho sempre sofferto un po' di gonfiore durante il periodo estivo. Infatti poi mi sono comprata scarpe nuove, ho comprato le Birkenstock sia ad aprile, che ho pensato anche lì potesse essere un problema legato insomma ai piedi, ho detto forse
poggio male il piede, quindi il ginocchio ne soffre. Poi per una cura che avevo fatto ho preso anche un pochino di chili, ho cambiato alimentazione insomma, e quindi ho preso un po' di chili, non ho fatto neanche tantissimo movimento e quindi ho pensato potesse essere un po' il peso, a parte che sono sempre stata un po' in carne, non sono mai stata magrissima, però sapevo che negli ultimi mesi insomma avevo preso un po' di chili per una cura che avevo fatto. Poi ho cominciato a prendere, non posso prendere la pillola, quindi ho messo il patch, quindi il cerottino, per regolarizzare un po' il ciclo, perché avevo un ciclo con un flusso troppo abbondante e perdevo veramente, era diventata una situazione insostenibile, non riuscivo più ad uscire con calma, con tranquillità, dovevo sempre avere un bagno vicino, quindi era diventata un po' una situazione che non mi piaceva più. Allora ho deciso di cominciare a prendere, diciamo, la cura ormonale, e devo dire che sotto quel punto di vista tante cose sono migliorate, però ho pensato anche che potesse portare anche a un rigonfiamento di quelli che erano gli arti inferiori. Quindi insomma vado avanti, poi vado in vacanza al mare. Il primo giorno avevo un ginocchio così, cioè super gonfio, e perché ero stata al sole. Mi sono spaventata tantissimo, infatti portavo sempre il ghiaccio, ho iniziato a portare il ghiaccio il primo giorno, mi sono veramente spaventata. Allora mia madre dice, ok, pensa, cioè compriamo una sedia perché a me piace stare sdraiata. Però mia mamma ha detto, vabbè, proviamo a comprare una sediolina in modo tale che tu stai seduta e non sei completamente allungata, non stare troppo tempo sotto il sole, non stare troppe ore sotto il sole, perché magari quello potrebbe comportare anche un pochino il rigonfiamento, se magari è una cosa a livello insomma di linfatico e circolatorio. Fatto sta che questo ginocchio non si sgonfia e soprattutto, infatti ho pensato anche di andare ad un medico lì, però poi alla fine non mi sono fidata tanto perché purtroppo conosco più o meno quali sono i medici, quelli della mia città, e non sono proprio dei grandissimi, mi dispiace dirlo, ma non sono proprio dei grandissimi professionisti, quindi ho detto appena torno me lo faccio controllare sicuramente. Però diciamo erano arrivati gli ultimi giorni, perché sono stata giù un mese, arrivati gli ultimi due giorni, perché era festa lì, quindi sono stata molto tempo in piedi, ho camminato tanto, e praticamente l'ultimo giorno che ho camminato ero sulla pista ciclabile, infatti ci siamo anche invocate ad un matrimonio, poi vi metterò magari dei filmati, vi faccio vedere che cosa abbiamo combinato, e mi dispiace anche non aver filmato tanto proprio per questo problema. Insomma, fatto sta che quell'ultimo giorno lì siamo stati un po' di ore a vedere, insomma, un po' di ore a vedere questo matrimonio in cui ci siamo imbucate. Poi abbiamo fatto il percorso della ciclabile a piedi per arrivare a dei trabocchi, quindi per farci delle foto, insomma. E al ritorno, lì per lì era tutto a posto, io poi ho sempre messo la fascia elastica, mi sono comprata tipo 300 tipi di fasce su Amazon. E insomma avevo la fascia elastica, quando mettevo la fascia elastica comunque avendo la compressione riuscivo a camminare un po' meglio, perché ci sono stati dei giorni in cui non riuscivo proprio a camminare, zoppicavo. E praticamente cosa ho fatto? Al ritorno, forse sarà che non lo so per quale motivo, ho sentito un dolore lancinante dietro, proprio dietro il ginocchio, come se ci fosse anche qualcosa, come se qualcuno mi avesse tirato un pugno, e poi sia un dolore che si radiava verso la coscia e verso il polpaccio, come se ci fosse anche un qualcosa che tirasse, insomma. Non riuscivo più a stendere bene la gamba. A quel punto mi sono spaventata, anche mia sorella mi ha detto aspetta, vediamo un attimino di avvicinare la macchina, perché il parcheggio era un pochino lontano, dice vedo in qualche modo dove accostarmi per farti salire, perché non riuscivo praticamente a camminare. Un po' poi alla fine, un po' zoppicando un pochino, ce l'ho fatta ad arrivare insomma sulla strada, dove poi mi ha preso mia sorella, insomma sono salita in macchina.
E appena tornata a casa, giustamente ho messo creme, poi avevo comprato una crema su Amazon che fa tipo la crioterapia, Cryogel si chiama. Poi magari vi lascio dei link, vi faccio vedere anche le pomate che ho utilizzato e che sto continuando ad utilizzare, perché magari possono essere utili. Dopo questa giornata sono arrivata a casa, ho messo il ghiaccio, ho utilizzato quella crema che fa effetto freddo, insomma... Ne ho fatte di tutte e poi ovviamente sono tornata a casa un giorno dopo sono tornata a casa e durante il viaggio non vi dico il dolore, perché poi comunque è stato abbastanza lungo il viaggio perché ho trovato abbastanza traffico, quindi un casino, e sono tornata a casa e non riuscivo veramente a camminare. Allora ho detto ok, basta, chiamo il mio medico di base per prendere un appuntamento per capire un attimo cosa possa essere. È inserito diciamo nell'ambito sportivo, quindi il primo soccorso lui lo sa fare, insomma riesce a capire un pochino quale possa essere le problematiche. E però anche lì non mi rispondono che devo richiamare, poi quando richiamo mi fanno una partaccia, insomma... Alla fine anche lì mi sono sfastidiata e ho detto ok, l'unica cosa che posso fare è andare da un ortopedico privatamente. E infatti c'è una clinica qui vicino a casa mia e questo ortopedico che si chiama Francesco Kelly, bravissimo, veramente lui opera sia in zona Firenze, Prato, Sesto Fiorentino che nella mia zona. Quindi se magari vi avete lo stesso problema e vi trovate più o meno in zona, vi lascio anche il suo nome qui, insomma i suoi dati. Praticamente sono riuscita a prendere appuntamenti, giustamente pagando si riesce a fare tutto. Sono andata al giorno della visita e lui ha capito subito che era un'infiammazione del menisco e la rotula leggermente spostata, quindi avevo il menisco infiammato e la rotula spostata. Ovviamente mi ha detto che la cosa sbagliatissima da fare è camminare. Io invece all'inizio, quando avevo avuto questo problema, pensavo proprio che fosse dovuto a magari l'aumento di peso, la pressione che facevo sul ginocchio, e quindi avevo iniziato a camminare sul tapirulando, perché avevo comprato il tapirulando di quelli richiedibili, ho detto, me l'ero fatto regalare insomma proprio per perdere peso. E comunque anche per allenare un po' il corpo ci vuole, stando sempre molto a casa, sedentaria, comunque questi lavori che faccio online mi fanno stare abbastanza seduta oppure troppo tempo in piedi ma da ferma. Per esempio per registrare i video del canale di cucina devo per forza stare ferma, perché impasto, faccio, non è che posso muovermi in continuazione, quindi anche lì cioè, non è proprio che faccia benissimo alle mie gambe questo tipo di lavoro, però vabbè. Comunque in qualche modo bisognerà guadagnare, quindi o stai seduta o comunque stai in piedi da ferma, ci vuole un po' per attivare la circolazione, quindi mi ero fatta regalare insomma il tapirulan e io all'inizio facevo tipo mezz'ora, anche un'ora di tapirulan per cercare, magari ho detto penso di riuscire un pochino a rismuovere e a sistemare queste cose. E lui la cosa che mi ha detto principalmente è no camminata, no anche perché ho l'ellittica, no ellittica, quindi niente camminata, niente ellittica, mi ha dato da fare la cyclette. Quindi l'ho subito ordinata online, ho comprato una cyclette della Diadora, era in offerta perché costava 270 euro, l'ho pagata 109, magari vi lascio la foto qui e anche il link. E oggi proprio mi hanno mandato perché sono andata comunque l'altro giorno, oggi mi hanno mandato l'avviso che è stata spedita, quindi poi magari ve la faccio vedere. Mi piace perché non dovrebbe occupare tanto spazio, cioè è anche richiudibile, quindi voglio metterla giù nello studio dove ho l'ellittica, quindi metterò anche la cyclette, insomma è uno studio barra angolo palestra. E quindi sì, poi mi ha dato da fare degli esercizi con i pesi, infatti sono subito andata da Decathlon a comprarli, 15 secondi da tenere la gamba alzata, quindi da seduta tenere la gamba alzata, ora alzo quest'altra, da tenere la gamba alzata con il peso sul attaccato alla caviglia. Mi ha detto peso da 1/2 kg, io però l'ho preso da 1 kg perché avendo tanto dolore
ho evitato di prendere qualcosa che potesse magari farmi ancora più male, perché ha detto che devo rinforzare questo muscolo e tutti i muscoli che diciamo circondano la parte del ginocchio, e quindi quel tipo di esercizio da fare 15 secondi con la gamba alzata per 15 volte, 2-3 volte al giorno. Quell'esercizio lì vedo che effettivamente mi smuove un pochino i dolori, quindi dopo che l'ho fatto applico subito il ghiaccio, perché mi ha detto anche di applicare tanto ghiaccio e di utilizzare, siccome adesso mi fa male, quando magari esco, che devo camminare, devo fare qualcosa, di mettere la fascia con il buco rotuleo, insomma, io ho quella fascia che però ha una specie di gommino intorno alla rotula, quindi aiuta a tenerla diciamo ferma. E dice che facendo questo tipo di esercizio dovrebbe riassestarsi la rotula e poi mano a mano sfiammarsi anche il menisco. Io veramente, quando più che altro quando stavo per andare, ero agitatissima, perché chi mi ha detto no, hai la rotula, hai il menisco rotto, oppure c'era tipo una mia zia, lei aveva la ciste di Bach, e mi ha detto forse può essere la ciste di Bach, però il mio dubbio era sul fatto che effettivamente non mi si gonfiasse la parte, proprio questa parte qui, ma più verso, vedete, cioè questa parte qua, ora questo è il ginocchio buono diciamo, quindi non qui sotto proprio, ma più verso lateralmente, verso spostato più verso il polpaccio, e poi anche quest'area qui mi faceva tipo una specie di rigonfiamento, infatti adesso è un po' più sgonfio, però insomma mi fa un rigonfiamento in quest'area qui. E lui mi ha detto che anche lì ho fatto un sovraccarico sia sul ginocchio, e quindi mi ha fatto spostare questa rotula e infiammare giustamente il menisco, che un sovraccarico sulla tibia. Quindi ho fatto un doppio sovraccarico e giustamente dice si gonfia l'arto, insomma. Questa lezione ho imparato che la prima cosa fondamentale è farsi vedere e da un medico privatamente, perché da uno specialista privatamente, perché tanto questi medici di famiglia non servono a nulla, per prendere appuntamento ci vuole un'eternità, per farsi fare l'impegnativa e farsi fare una visita uguale, cioè comunque ho la fortuna di avere una assicurazione che mi copre diciamo queste tipologie di costi, però giustamente non è che tutti ce l'hanno, quindi molti anche in Italia criticano, però dice la sanità è pubblica, raga, cioè sanità pubblica cosa, che se uno ha un problema deve andare per forza privatamente il giorno dopo è sicuro a farti la visita con l'impegnativa del medico, insomma a livello pubblico non penso proprio, ci vogliono gli anni, c'è anche tipo la mia vicina mi ha detto me l'hanno dato per il 2026, cioè visite che veramente servono subito, persone che magari hanno bisogno subito, però giustamente devi sborsare un sacco di soldi, infatti anche lei mi ha detto devo fare assolutamente questa visita e sono dovuta andare a farla privatamente, perché cioè non so se in futuro questo problema sarà risolto oppure peggiorerà, quindi diciamo che è un po' un controsenso dire che la sanità è pubblica, ma insomma dicono che vai come si dice, emergency, pronto soccorso, e diciamo viene visitato subito, comunque hai delle cure, insomma, vengono un po' tralasciate le persone, vabbè, questo poi è tutto un grosso argomento che purtroppo è una piaga del nostro paese, però vabbè, diciamo che alla fine è andato tutto bene, per fortuna. Adesso però, dopo questo momento super stramega chiacchiericcio, mi devo dare da fare, perché devo sistemare il video, devo uscire il video sul mio canale, quindi devo muovermi. E volevo fare un ordine su Shein. Volevo comprare delle cose un po' autunnali. Devo comprare qualcosa a tema per me e per mia sorella. Come sempre poi ci mettiamo a fare le cose e passano le ore, è arrivata l'ora di cena, sicuramente ci scalderemo la pizza, quella che ho fatto ieri ripiena, e stavamo guardando Casa a Prima Vista, cioè mi dovete dire come fanno ad avere questi budget esorbitanti, che cioè gente che magari ha 700.000 euro, 800.000 euro, ma come si fa, cioè...
Buongiorno, sul mio letto c'è stata la terza guerra mondiale, ma io sono così perché durante la notte mi muovo tantissimo, mi smuovo tantissimo, ma non me ne rendo conto comunque. Insomma, sono andata giù, mi sono lavata il viso, i denti, ho fatto colazione come avete visto e adesso sono salita su a sistemare i danni, poi vado a farmi una bella doccia e oggi. Non sono sicura se volevo andare da Kik, ma non sono sicura perché dovrebbe arrivarmi il messaggio della Secret. Però, insomma, per adesso non è ancora arrivato niente. E poi devo anche fare delle cose di lavoro al computer, quindi ora non sono sicura. Vediamo un attimino nel caso, tanto comunque vedrete i video sul mio canale. Adesso sistemo tutto e mi preparo e poi faccio le cose che devo fare. Alla fine oggi abbiamo sistemato questo angolo del balconcino. Qui c'erano altre piante, questa pianta era spostata in qua, insomma, abbiamo voluto un pochino liberare per creare questo spazio un po' esterno prima che arrivi l'inverno. Comunque anche l'inverno è carino con una copertina, è abbastanza riparato grazie al pergolato. Quindi a noi piace sempre decorare questa parte qui e abbiamo deciso di lasciare questa pianta perché comunque sempre dà un po' di verde e poi ovviamente mettere qui questa panchina che aveva fatto mio nonno a mano, questa qui l'aveva fatta proprio lui, infatti è proprio anche decorata qui sotto e vediamo un po' se riesco a trovare dei cuscini autunnali così poi per l'autunno metto i cuscini autunnali e per Natale vediamo di mettere qualche lucina, qualcosa e addobbare anche in stile natalizio, insomma. E quindi oggi è andato così, ora non so cosa faremo per cena, devo inventarmi qualcosa, vediamo un attimino e poi forse domani vado da Kik, vediamo un attimo se riesco a fare quello che devo fare, devo finire alcune cose e anche ora vi faccio vedere, stavo pensando di sistemare anche un'altra parte del giardino che insomma è con le mattonelle, quindi è comodo perché non ci si sporca. Questo giardino è super super comodo perché alla fine non porti la terra dentro. Perché alla fine è tutto pavimentato, è super super comodo. Comunque ora vi faccio vedere. Secondo me così entra anche tantissima luce avendo spostato questa pianta perché prima era tutto coperto, quindi adesso entra una bella luce, quindi si sta anche bene in questo angolo, ma voglio farvi vedere anche l'altra parte, che vogliamo decorare, vogliamo cambiare alcune cose, comunque adesso quindi è provvisorio, però ve la faccio vedere lo stesso. Allora, vedete, quello è il balconcino adiacente alla cucina e questo è l'altro angolo che vorremmo decorare. Ora vedete che è tutto bagnato perché abbiamo lavato per terra, perché con la terra, insomma, è tutto. Però anche questa parte qui vorremmo mettere un'altra sedia di qua. Ora capiamo un attimo come fare, è molto carino anche per fare colazione fuori. E qui vorremmo mettere uno specchio, qualcosa. Ora dobbiamo. Queste sono le decorazioni che avevo comprato da Action 2 anni fa e sono super super carine e non lo so, mi danno questa sensazione di tipo fiaba, insomma. E quindi vorremmo fare un po' di cambiamenti qui in questa parte di muro, vediamo un attimino. Però ecco, anche qui è bello questa parte qui perché cioè, si può fare colazione tranquillamente. E infatti poi vedete uno sale qui e c'è anche la panchina. Ma mi piace veramente come è venuto questo angolo, cioè sono veramente contenta perché entra tantissima luce adesso, cioè anche prima entrava abbastanza luce, ma adesso ancora di più. E queste sono cose che abbiamo attaccato, queste decorazioni non mi ricordo dove l'avevamo prese, mi sembra da Teddy, ma tantissimi anni fa e nonostante qui tiri tanto vento sono rimaste comunque nuove, sono ancora nuove, sono ancora buone. Ed è bello perché comunque dà questo effetto che vedete girano, ma sono veramente carine. Comunque super super soddisfatte. Diciamo che in generale il mese di settembre è il mese che preferisco rispetto a tutta l'estate,
perché sì, fa caldo, però non è caldissimo, si sta bene fuori e le giornate sono ancora abbastanza lunghe e cioè il sole scalda ma non ti brucia, quindi mi piace tantissimo. Però l'autunno, raga, cioè l'autunno è bellissimo, e poi già mi immagino qui con una copertina a bere la mia tazza di tè caldo, cioè non ha prezzo, è il periodo più bello dell'anno secondo me. E anche vabbè l'inverno perché c'è Natale, insomma, però l'autunno secondo me è anche a livello di temperatura è quella via di mezzo che mi piace tantissimo. E poi un'altra cosa, qui sotto non piove, quindi quando piove posso stare tranquillamente fuori e mi rilasso, perché la pioggia mi rilassa tantissimo. Quindi sono molto contenta di aver sistemato questa parte insieme a mia mamma e mia sorella e di averla pensata così, perché secondo me è un angolo che sfrutteremo tantissimo, perché la parte davanti comunque c'è la strada, ci sono le scuole, quindi è abbastanza trafficata, invece la parte di dietro è sempre super tranquilla. Sì, potete sentire, cioè si sentono solo gli uccellini, cioè non c'è casino, anche i miei vicini sono super super tranquilli, però cioè, e soprattutto oggi se guardate, cioè, arriva anche il vento, cioè bellissimo, sole, vento, venticello, si sta proprio bene. E adesso inventiamo qualcosa per la cena, non ho nessuna idea, quindi boh, vediamo un attimino che cosa combino. Per cena, pane e pomodoro, semplice e gustosissimo.